Napoli, una partita che ha consumato credo tesori di energie anche dal punto di vista psicologico, gara durissima, bravi a ricompattarvi nel tie break. Sì, probabilmente dal punto di vista tecnico non è stata magari una gara bellissima, però l'importante quando si gioca nei playoff è il risultato, venire a girare la serie qui era difficile. Siamo stati bravi, non abbiamo mai mollato e siamo arrivati al tie break, abbiamo dato tutto e niente. Adesso riposiamo, perché come dici tu ci ha tolto tante energie fisiche e mentali, ma non abbiamo fatto ancora niente, quindi prepariamoci poi per gara 3. Adina ha confermato di essere un ottimo avversario, no? Anche senza Van de Voorde e Skrimov, ma io ho avuto l'impressione che sia un problema mentale vostro, soprattutto in quei set persi così male. Ma sì, forse sì, ma guarda, adesso scusami, ma non so cosa risponderti. Abbiamo la testa sulla prossima partita, lavoriamo per il risultato della prossima partita che sarà importantissima. Vogliamo fare una grande gara in casa, ce lo meritiamo perché abbiamo comunque fatto tanto lavoro, anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà, i nostri infortuni durante l'anno, e adesso c'è da pensare a gara 3 e speriamo di arrivare come siamo arrivati qui, con la voglia di fare una grande partita. Grazie.